Si è svolto oggi ad Agrigento la presentazione del progetto Cina realizzato dall'UPAI, Unione Produttori Agricoli. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il SORI, Sovrano Ordine Reale d'Italia, che ha visto la presenza del sovrano Giovanni Federico I, successore del principe Aliata di Monterreale, e del presidente dell'UPAI Francesco Stanzione. Alla convention ha anche portato il saluto della città di Agrigento il sindaco dottor Calogero Firetto, formulando ai presenti gli auguri di un buon lavoro. Tanti gli imprenditori agricoli presenti, che con interesse e curiosità hanno seguito l'evento, che ha visto anche il collegamento in videoconferenza direttamente dalla Cina con l'intervento di un esperto in materia di progetti della piattaforma di Shanghai e che ha spiegato le varie fasi istituzionali e regolamenti per l'esportazione dei prodotti siciliani in Cina, interagendo anche con i presenti. Federico Giovanni I, sovrano Sori, ha anche portato il saluto ai siciliani tutti. Io sono venuto in Sicilia per presentare l'UPAI, l'Unione Agricoltori Italiani, perché vogliamo dare un supporto agli imprenditori siciliani per dargli la possibilità di uscire dalle grinfie che la chiamano Coldiretti, ma quella era Coltivatori Diretti fondata da Bonomi negli anni 54, 56, eccetera. Ma adesso si sono talmente politicizzati. Allora, il SORI, il Sovrano Ordine Reale d'Italia, al suo interno ha creato questo UPAI per dare la possibilità ai produttori agricoli, agroalimentari italiani di poter esportare i loro prodotti di qualità all'estero con il consorzio UPAI che gli garantisce l'esportazione e i pagamenti. E io sono venuto qua per cominciare questa cosa nuova, sono venuto in Sicilia perché essendo io un figlio adottivo della Sicilia, perché il mio predecessore era siciliano, il principe Aliata di Monterreale del Sacro Romano Impero, sono venuto qua perché è da qua che si è iniziato a fare l'Italia, è da qua che si è iniziato a fare tante cose e io sono convinto che da qua si inizia questa storia, questa grande battaglia dell'UPAI per dare supporto a tutti i contadini, a tutti gli agricoltori che producono e non essere più turlupinati da questa gente e non essere più presi in giro da quelli che stanno in Europa che dicono noi facciamo questo, facciamo quello e facciamo quell'altro. Proprio i comunisti che stanno in Europa hanno dato la possibilità, l'autorizzazione di importare delle schifezze dall'estero, soprattutto l'olio che la Grecia, la Turchia, la Tunisia non raccolgono le olive come lo fanno tutti, ma aspettano che cadano, le raccolgono e macinano la mosca, i vermi e la polpa dell'oliva e poi tutto questo prodotto sbarca a Trapani, arrivano tutti gli olifici italiani e se lo fanno fare, dice a me me lo fai così, a me me lo fai così, a me me lo pagheranno 60-70 centesimi al litro, ecco perché si trova nei supermercati a 3,29 euro. Ma quello non è un olio da mangiare, ma per la legge italiana loro possono scrivere fino al 9% di grassi dell'olio dentro e possono scrivere extravergine, ma extravergine non esiste perché l'extravergine va raccolto oggi, stasera, molito. E i produttori italiani che sudano e che lavorano dalla mattina alla sera sono abbandonati e sono stati proprio quella gente, quelli che loro hanno votato là in Europa. Quindi questo devono prendere coscienza e io ecco perché voglio cominciare dalla Sicilia, perché dalla Sicilia si è iniziata a fare l'Italia. E questa grande battaglia, questa grande novità, la voglio iniziare da qua. A tutta la regione Sicilia e a tutti i siciliani, essendo io un figlio adottivo della Sicilia, grazie. Vi auguro a tutti un futuro migliore, su tutto e su tutti, per il prossimo futuro, il prossimo avvenire. Grazie, un saluto da parte del successore di Aliata di Monterreale, principe del Sacro Romano Impero. Grazie a tutti.